Ragazzi, sento tanto parlare di Petra 5037, ne sento parlare molto bene, ho deciso di provarla di persona. Vi ricordo che non sono un pizzaiolo, sono un appassionato e questo è un impasto fatto in casa. La proveremo in purezza al 68% di idratazione per 48 ore di lievitazione. Andiamo! Pesiamo il sale. Prendiamo il lievito in una parte di acqua. Facciamo andare la planetaria con solo farina per qualche secondo per farla reggiare. Aggiungiamo l'acqua con il lievito sciolto. Passato qualche secondo cominciamo a versare l'acqua, non troppo velocemente. Continuiamo a versare l'acqua con la macchina a prima velocità. Lasciamoci una piccola quantità di acqua che inseriremo a filo durante l'impasto. Quando l'impasto ha assorbito la prima parte di acqua, cominciamo con l'introduzione a filo, poco per volta, in prima velocità. L'impasto ha assorbito l'ultima acqua versata, quindi andiamo a versare ancora acqua a filo. Dopo i primi 5-6 minuti di impastamento passiamo dalla prima alla seconda velocità. Teniamo sempre sotto controllo la temperatura dell'impasto. Aiutiamoci dopo un po', aumentando un po' la velocità, senza esagerare perché non possiamo scaldare il nostro impasto. 10 secondi e diminuiamo. Quando l'impasto è abbastanza incordato andiamo con il sale. Un altro goccio d'acqua per farlo amalgamare meglio. Verso la fine ci aiutiamo con una decina di secondi ad alta velocità. L'impasto è pronto quando non attacca più alla ciotola. Passiamo sul banco per la chiusura dell'impasto. 20 minuti di riposo coperto. 20 minuti andiamo a fare il primo giro di pieghe. Altri 15 minuti e fate un altro giro di pieghe. Io non lo riprenderò per mancanza di tempo nel video. Sono passati altri 15 minuti. Questo è il terzo giro di pieghe, uno non l'abbiamo ripreso. Voglio a fine impasto, ci vuole sempre un bello pack. È finito il tempo, continuiamo in parte 2.